Enzo Iacchetti appare sempre felice e sorridente quando lo guardiamo in TV o a teatro, in pratica in ogni ospitata televisiva. Tuttavia non tutti sanno che il comico lotta da tutta una vita con un dramma, una cosa molto brutta. Ora Enzino finalmente confessa di che cosa soffre fin da giovane, ma ecco nel dettaglio che cosa ha raccontato lo storico collega di Ezio Greggio. Ma prima di proseguire, sigla! Amici di Gossip News, ben ritrovati, io sono Nate e questa è una nuova pillola di Gossip. Prima di proseguire vi invito come al solito a supportare il canale mettendo un bel like, registratevi, cliccate e condividete come non ci fosse un domani, ma veniamo a noi. Enzo Iacchetti in una recente intervista al quotidiano La Regione ha svelato qualche retroscena sulla sua vita. È emerso che il comico sin dalla gioventù, quindi da tanti anni, soffre di depressione. Vabbè, non è certo nel primo né l'ultimo, però voglio dire, è utile sapere che anche certi personaggioni hanno problematiche che poi sono comuni anche alla gente normale. Iacchetti, che da qualche giorno, vi ricordo, è tornato a condurre Striscia la Notizia insieme al suo amico di tutta una vita Ezio Greggio, ha svelato questo retroscena che in pochi conoscevano. In particolare Super Enzino ha spiegato il momento particolare che sta vivendo, soprattutto dopo la pandemia. Mamma mia, questa bastarda pandemia che ha rovinato vite intere. Vabbè, non siamo qui a parlare di questo. Mentre prima del Covid viveva a pieno ritmo, senza sentire neanche la fatica degli anni, ora invece, ahimè, tutto è cambiato. Non solo ha la sensazione, il nostro Enzino, di avere molti più anni di quelli che ha, ma ha imparato a vivere in solitudine nel silenzio. Vabbè, la prima cosa non è molto bella, la seconda, vivere in solitudine nel silenzio, a volte meglio stare da soli piuttosto che in compagnia di, lasciamo perdere, cosa che prima comunque non faceva, visto che amava moltissimo, per esempio, ascoltare musica. Ora neppure più la musica ascolta. Ai, caro Enzino, io ti suggerirei di ricominciare ad ascoltare musica, ma non solo a Enzino, lo suggerisco a tutti, nei momenti felici ma anche nei momenti tristi della vita, ragazzi, ascoltare la musica, qualsiasi tipo di musica può aiutare, è la miglior medicina, fidatevi. Ovviamente poi bisogna rivolgersi agli specialisti per le cose gravi, però la medicina sicuramente, scusate, la musica sicuramente male non fa. Ma torniamo a noi, ed ecco che qui lo stesso Enzino si domanda se non sia ancora per caso ricaduto nella depressione, confessando che è una malattia di cui ha sofferto sin da giovane. È stato il palco la sua terapia, vedete che poi ognuno trova il modo di esorcizzare i suoi problemi in mille modi, palco che gli ha dato anche ovviamente la notorietà e il successo, ma questo lo sapete meglio di me. Proprio il conduttore di Striscia ha spiegato che la depressione ha cominciato a manifestarsi dopo la morte del padre. Capita. Enzo all'epoca aveva 21 anni e la morte del genitore lo mandò molto in crisi, si sentiva in colpa anche perché non andava d'accordo con il suo papà. Quindi un monito a tutti coloro che magari hanno degli screzi con i genitori, raga, godeteveli finché potete. Un senso di colpa che tuttora si porta dietro, posso capirlo. In tutti questi anni il nostro Enzino ha imparato a convivere con la depressione, ma evidentemente la pandemia, che sicuramente di buono non ha portato nulla, ha riportato a galla ancora brutti pensieri. Una dichiarazione, quella di Iacchetti, che ha lasciato stupiti tutti i fan, visto e considerato che noi tutti siamo abituati a vederlo in video sempre sorridente, felice, pronto alle battute, sempre a sparare minchia, avete capito, no? Quasi peggio di me, anzi no, peggio di me. È chiaro che dietro al suo volto sempre solare, sempre gaudio e sorridente, si cela invece un'altra verità. Però, raga, non è certo una novità. Ricordiamo che Iacchetti ha compiuto 70 anni e che non è solo un comico, ma anche un cabarettista e conduttore televisivo, ma questo lo sapete meglio di me. Da anni lo vediamo in coppia con Ezio Greggio, dietro il bancone di Super Striscia, pronto a regalarci sorrisi e canzoni. Nelle vesti di attori poi ha partecipato a diverse commedie anche di Neri Parenti e Carlo Vanzina. Insomma, un artista tutto tondo, appassionato da sempre di musica. E io, se posso permettermi, ti suggerisco di ricominciare ad ascoltare la musica, caro Enzino, se tu dovessi mai vedere questo video. Tra l'altro, nel 2009 ha pubblicato un disco di cover delle canzoni di Giorgio Gaber, ricantate con nuovi arrangiamenti. Questa è una cosa che ho scoperto poche ore fa e sono felice. Forse non tutti sanno, e questa mi fa un po' ridere, come chicca finale, che il nostro Enzino ha pure tentato diverse volte di partecipare al Festival di Sanremo, senza mai riuscirci, praticamente gli hanno sempre bannato le canzoni. Mi piacerebbe sentirle, vabbè, sono molto curioso, se scoprirò altre news o altre indiscrezioni sarò qui a raccontarvele. Un vero peccato comunque, che altro dire, forza Enzino, tieni botta, e non solo Enzino, a tutti coloro che magari in questo momento, soprattutto adesso che si avvicinano le feste di Natale, sapete che molto spesso si dice che a Natale sono tutti più buoni, tutti più felici, no? Ma molto spesso le feste portano anche, non so,
un po' di melanconia, chiamiamola così. Ragazzi, tenete botta, perché il Natale innanzitutto passa dopo. E poi, soprattutto, se vi può essere utile, ascoltate tanta tanta musica. La musica che vi piace, magari anche musica che non avete mai ascoltato, che però siete un po' curiosi. Se avete bisogno di qualche consiglio, scrivetemelo, perché sono qui apposta per questo. Detto questo, raga, qui sotto nei commenti fatemi sapere che cosa ne pensate a tal proposito. Per il resto, sapete, mettete like, registratevi al canale, cliccate, condividete. Vi ricordo di seguirmi su Telegram per non perdervi le notifiche in tempo reale. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao, bedazzi!